Adesso un momento poetico, il nostro amico Nicola Palmeri, che è anche poeta, però si fa chiamare Nicola come Rippa quando fa poesie, quindi ora ci dedicherà una poesia sul teatro e sul mondo anche dei videogiochi. La musica è... introduce... Grazie, la musica era proprio voluta. Allora, intanto ringrazio l'amico Emanuele D'Urso che ha fatto un regalo bellissimo a tutti noi e permettetemi una piccola introduzione. È capitato che degli amici carissimi di Casteltermini mi abbiano regalato delle pellicole. Pellicole girate con tanta passione dal papà di questi miei amici, e però guardando quelle pellicole io mi sono emozionato tantissimo perché erano dei ricordi che si sgretolavano, che si perdevano, perché la pellicola era ormai danneggiata. Tra l'altro spesso è difficile riprodurre determinati supporti. Trovare un videoproiettore Super 8 oggi non è così semplice. Dunque, per preservare il più possibile la memoria è opportuno sia fare video, interviste audio, ma anche la stampa, stampare. Ed Emanuele, con questo lavoro suo, sta facendo un regalo che andrà avanti per tanti e tanti anni. Chattando l'altra volta gli dicevo, molte cose si dimenticheranno, si scioglieranno, no? E invece i libri rimangono. Quindi il libro di Emanuele è un regalo che durerà tantissimo. Questo luogo ne è testimone. I libri che troviamo qui racchiudono delle storie bellissime, anche di Casteltermini, e quindi con questo suo libro lui ha immortalato quella che è stata la storia del teatro di Casteltermini e anche le storie delle persone che hanno fatto quel teatro. Passo a diventare, divento un poeta, uno che scrive quattro versi, le cui rime litigano tra di loro. La poesia di Nicolò Merilpa, ecco, si chiama La scenetta. Quando era Nico recitavo dove fanno il mercato. Avete presente dove ci sono quelle case che hanno davanti un piano rialzato? Ecco, era quello il palco, la nostra base. La nostra esibizione la chiamavamo La scenetta. C'era Zaciccia, Arfò, i nostri amici e una signora un po' sorda, la più vecchietta, che ad ogni battuta diceva: che dici? Piero voleva fare il carabiniere e nella scenetta faceva il maresciallo. Nino voleva fare il parrucchiere e in scena faceva finta di farlo. Poi c'era Paoletta che voleva fare la cantante, ma era stonata come un campanazzo, e quando nell'assolo la voce era stridente, il pubblico applaudiva coprendo l'imbarazzo. Entra sopra una vecchia scupa a simulare un cavallo a tipo Santa Croce il primo attore, ma si sdirrupa. Avia cantare e me ci getta voci. Ed io, scusate pubblico caro, vado a lavarmi la faccia, che oggi il primo attore è che avia fare la guerra, che è caduta, madre mia che figuraccia, mi lava facce che mi fece cadere in terra. Poi da grandi si cresce, si matura, si invecchia e c'è chi non c'è più. C'è chi non c'è più. Chi fa questo, chi quello, chi vive in villa e chi ha una catapecchia. Il primo attore ma diventa bidello. Piero ha avuto la sua divisa. A 118 fa barellista e si consola. Nino è barbiere e ha diventato chisa. Mentre Paoletta è preside in una scuola. Ma ancora oggi, che siamo in pochi, e come in quell'età benedetta, recitiamo, facciamo video, videogiochi, com'era bella la nostra scenetta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Complimenti. Ieri volevo farmela sentire, ma no, sorpresa. Grazie, Nicola. Grazie a voi.